Bella ragazzi, Pirone, bentornati in questo nuovo episodio del Corner. Oggi andremo ad analizzare qualche giocatore che è uscito nell'ultimo evento dei Foot Freeze. Tutto quanto, come sempre, dopo la sigla. Bene bene signori, pronti a incominciare anche oggi? Abbiamo un po' di cose di cui andare a parlare. Oggi avremo un focus sull'evento appena uscito e in via di conclusione del Foot Freeze. Ho avuto modo di provare alcuni di questi giocatori. Devo dire, tutto sommato, un evento con delle particolarità al suo interno, perché ricorda un po' gli shapeshifters in mutaforma dell'anno scorso. Giocatori cambiati di ruolo, alcuni cambiati anche di piede forte, con delle statistiche boostate per alcune caratteristiche. Nessun giocatore di punta, se vogliamo dirla così, nel senso che mancano Neymar, Ronaldo, Messi, Mbappé, questi giocatori qua all'appello, ma sicuramente due o tre sono molto interessanti. Partirei analizzando quelli che mi sono piaciuti maggiormente e che ho avuto anche modo di provare. Partirei dalla difesa, da Casemiro 90, portato difensore centrale. Da centrocampista difensivo qual era, spostato indietro in difesa. Secondo me merita di essere tra i migliori difensori del momento. È un difensore che eredita un po' di caratteristiche di centrocampista difensivo, ovvero miglior passaggio, un miglior controllo palla rispetto a quelli che sono i difensori centrali classici, e mi ha ricordato molto a vederlo un mix tra Joe Gomez e Van Dijk. Ha sicuramente tanta fisicità, è anche molto veloce rispetto alla sua versione da CDC. Gli hanno pompato molto la velocità, che per un difensore è importante. Certo, non è ancora una scheggia ai livelli di pochi altri difensori, però sicuramente ha guadagnato in velocità e riesce anche a recuperare alcuni attaccanti nel caso in cui dovessero andare via. Cosa molto importante, può uscire facilmente palla a terra, e l'ho trovato molto mobile in uscita palla al piede dalla difesa. E tra l'altro è brasiliano e gioca nel Real Madrid, quindi è ottimo anche per varie intese, vari link con Varane, con Mendy e con brasiliani. Molto molto interessante sicuramente. Passiamo al secondo giocatore che vi faccio vedere. Quello che dei tre che vi faccio vedere oggi mi ha convinto forse un po' meno, ed è Lautaro Martinez, versione alla destra, tra l'altro con piede cambiato. In questa versione qua è mancino e non destro di piede. Gli hanno aumentato velocità e dribbling per farlo giocare da esterno. Comunque ha ricevuto un boost di più 3 nella carta, rispetto alla carta oro di base. Devo dire che però giocandolo è sì comunque efficace e molto veloce, ma me lo aspettavo un po' più determinante, ecco. Sì buono, ma non quel giocatore che proprio vi fa svoltare il team. È comunque molto agile nello stretto, davanti al portiere sbaglia poco effettivamente e corre comunque parecchio. Quindi tutto sommato 400.000 per questa carta, sì, ma forse soltanto in ottica di uno che vuole pomparsi una Serie A. Cioè, in una Serie A questa carta è essenziale, è fortissima. Per chi fa delle ibride o che ha altre leghe, non andrei a prendere Lautaro per cercare di ibridarlo, ecco. Passiamo invece al re della settimana dell'evento, che effettivamente è più che un re, perché è il giocatore che mi ha colpito di più forse da inizio anno, da quando ho provato giocatori, ed è Sadio Mané 92, 2 milioni e 300 mila al momento di costo. L'hanno fatto in versione attaccante, ATT. I valori della carta sono devastanti: 94 di velocità, 90 di tiro con 95 di finalizzazione, dribbling devastante. Raga, lo vedrete dal gameplay, perché molte delle clip che passano sotto hanno Mané come protagonista. Ho fatto qualche amichevole ed era infermabile, completamente incontenibile. Una velocità disarmante, un tiro destro-sinistro incredibili, dribbling nello stretto perfetto ed era infaticabile. Era ovunque, prendeva palla, accelerazione massima, correva tantissimo, infermabile, infermabile. Davanti alla porta, sulla fascia, come attaccante, come esterno. Secondo me, a mani basse, uno dei migliori giocatori del gioco al momento. È vero che costa 2 milioni e 4, quindi il costo secondo me rispecchia la potenza della carta. Se avete da buttare 2 milioni e 4, Mané fa la differenza secondo me. Come menzione d'onore, oltre a questi tre, io menzionerei anche Marquinhos dell'SBC. Probabilmente è scaduto quando esce questo video, però se qualcuno l'ha fatto mi potrà confermare che è un ottimo CDC, che linka tra l'altro
molto bene con Neymar e Mbappé perché sono del Paris Saint Germain, e per costare 180.000 di SBC secondo me è ottimo e era un SBC da fare. Con questo per oggi abbiamo finito, ragazzi. Vi ho fatto vedere un po' l'evento Foot Freeze. Gli altri giocatori non li ho provati tanto, ma non mi colpivano tantissimo. Questi tre secondo me sono molto validi, più Marquinhos. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se li avete provati, quale vi ha colpito di più, quale meno. Noi ci vediamo settimana prossima sempre qui con il Corner, con nuovi aggiornamenti, tante novità. Per oggi da Ron è tutto, un salutone boys, bella lì.